Taormina ha un'identità, ma ci mancherebbe altro. Visto che ho detto che non è una cosa, ma è un meccanismo, il meccanismo ce l'hanno tutti. Non è che ci sono persone che hanno più identità e persone che hanno meno identità. Non ci sono città che hanno più o meno identità, tutti hanno l'identità. Si tratta di capire come questa viene costruita. Per esempio, noi che identità diamo a Taormina? Se passassimo un foglio per scrivere tre righe ciascuno di noi su che cos'è, secondo noi, Taormina, qual è la sua identità, alla fine probabilmente leggeremmo quanti siamo, 60, 70, cose diverse. Questo dimostra quanto è scivoloso questo concetto. E i taorminesi ce l'hanno un'identità? Quali taorminesi? Io faccio parte di una generazione che è nata negli anni 50 e finirà il più tardi possibile. Posso essere io e la mia generazione, diciamo quelli che ci siamo qua dentro, possiamo essere l'identità dei taorminesi? E quelli che ci sono stati prima, le generazioni precedenti, e quelli che ci seguono, sono uguali, sono diversi? Ancora una volta, in parte sono uguali e in parte sono diversi. Ma in che cosa ci mettiamo dentro questa identità? Le cose che sono uguali? Cioè prendiamo la generazione precedente alla mia, quella di mio padre, poi la mia e poi quella dei miei figli, e cosa facciamo? Una media? No, ma facciamo una cosa che somiglia alla media, è la negoziazione, cioè continuamente noi, raccontando noi stessi e raccontando gli altri, cerchiamo di dare una definizione, che non è l'identità assoluta, fissa, immobile e intoccabile, è qualcosa che noi oggi definiamo come identità. Lo facciamo, ma dobbiamo essere coscienti e consapevoli che lo facciamo, non che c'è e dobbiamo solo scoprire dov'è. Non c'è, non è messa da nessuna parte. Dov'è questa identità? È nella vita continua, ma la vita di ciascuno di noi, la vita delle nostre famiglie, la vita delle nostre diverse categorie sociali, la vita di tutta la comunità, è una cosa che è fatta di tanti flussi, è una rete continua in cui ci sono scambi, mutamenti, trasformazioni. Le cose che io oggi penso non le pensavo e non le dicevo 10 anni fa, 20 anni fa, erano cose diverse, ma certo quelle che pensavo a quel tempo e che dicevo a quel tempo hanno un'influenza anche nell'oggi, e probabilmente quelle di cui discutiamo oggi avranno influenza nel domani. Ma tutto questo è proprio quello che cercavo di indicare come un processo, un meccanismo, un metodo. E allora, se una comunità si dà un metodo autoritario, la identità sarà quella che stabiliranno le autorità. Le autorità non nel senso buono, gli autoritarismi. Se una comunità si dà altro metodo di raccontare se stessa, di vivere la propria vita, di negoziare, le sue caratteristiche saranno più democratiche, più partecipate, che coinvolgeranno più persone. Nella società non ci sono cattivi e buoni, non ci sono cattivi e buoni, ci sono tante diverse esigenze. Se io queste esigenze le metto in collegamento, probabilmente la comunità cresce. Quando per esempio noi diciamo al nord le città sono pulite, le persone si comportano bene, non c'è il fracasso delle macchine, le persone non parcheggiano sui marciapiedi. Sì, però poi per esempio nelle famiglie al nord si ammazzano i fratelli e le sorelle, i padri, i figli, le suocere, i cognati, i vicini di casa. Cioè ognuno ha i suoi problemi, si tratta di capire come li gestisce, come consapevolmente è in grado di darsi un'identità. Noi l'identità ce la diamo, non è che ce l'abbiamo nascosta da qualche parte qui in tasca, io tiro fuori il foglietto e c'è scritto che cos'è la mia identità. È una cosa che continuamente costruiamo ogni giorno. E possiamo costruirci l'identità di un popolo, di una comunità di egoisti,
e lo sapremmo fare benissimo, ma possiamo costruirci invece l'identità di una comunità estremamente solidale. E sono convinto che saremmo altrettanto bravi a farlo. Ma è una scelta dell'oggi, non che sta così appesa a una cosa che fa parte della tradizione, no, fa parte della vita di oggi. Non c'è nulla di tradizionale che è intoccabile. Anche la tradizione dobbiamo saper utilizzare. Quello che va bene lo utilizziamo, lo riproponiamo, lo valorizziamo, quello che non va bene no. Non è necessario. Quindi la complessità del problema si ripropone anche a questo livello. Volevo aggiungere un'altra cosa, che per il caso di Taormina, certo bisogna fare i conti con questa internazionalizzazione. Non solo nei termini che dicevo prima, che ogni comunità non vive isolata in se stessa, e questo vale per tutti, ma anche in termini un po' diversi, perché qui, per esempio, il mondo è venuto. E quindi, più di altre località, qui abbiamo il problema che molte delle cose che noi stessi diciamo di Taormina sono venute a dircele quelle che non vivevano e non sono nati a Taormina. Giusto Cettina? Il teatro greco serviva per pascolarci le pecore. Poi ce l'hanno spiegato gli stranieri nel Settecento che bisognava forse fare qualche cosa. E perché i taorminesi hanno fatto qualche cosa? Perché erano lungimiranti? Sì, ma dal punto di vista economico. Cioè hanno capito finalmente che forse invece di fare i pecorai potevano fare i gestori di beni culturali ai fini di una utilizzazione turistica. Questo è un male? È un bene? No, è una cosa che è avvenuta. È una cosa della quale possiamo parlare tranquillamente. Non c'è bisogno sempre di dire noi siamo i discendenti dell'antica Grecia, noi siamo i figli di Dante. In America, quando gli emigrati, poveretti, gli emigrati italiani in America non vivevano tanto bene, alcuni sì, ma la gran parte non tanto. Ogni tanto, quando venivano trattati, perché gli italiani erano gli ultimi, cioè venivano tutti olandesi, poi alla fine venivano gli italiani, leggermente prima dei neri. Gli italiani cosa dicevano in America? Ma noi discendiamo da Dante, noi abbiamo avuto Michelangelo, Leonardo. E gli americani rispondevano: a noi che ce ne frega? Ma tu sei così. Cioè, vedete come l'utilizzazione della tradizione poi ha sempre una retorica che viene fatta. E gli stranieri che sono venuti a Taormina non hanno detto tutti la stessa cosa, hanno detto cose diverse, non solo, ma hanno distinto. Per esempio, molti hanno parlato della natura, del paesaggio e del panorama. E poi hanno aggiunto: lasciamo perdere la città. Lo hanno detto. Quando noi, non mi riferisco a me, noi, non so, i nostri storici locali, no, Tuzzo, i Saglimbeni, hanno scritto, quella parte l'hanno tolta. Vedete come l'identità è fatta di memorie e di smemorizzazioni? Certo, perché se io devo scrivere un libro su Taormina, da taorminese, mi metto a scrivere tutte le cose che hanno detto negative su Taormina. E guardate che di negative ne hanno dette molte, non solo, ma anche molto gravi. Se voi leggete il reportage famoso che viene citato da tutti, ma che nessuno si è letto per intero, di Truman Capote su Taormina, dice una cosa gravissima. Sui giovani di Taormina dice delle cose irripetibili, molto, molto severe, che riguardano l'identità. Perché quando mi dicono il teatro greco, che c'entra il teatro greco con l'identità della comunità? Poi la comunità deve valorizzare il teatro greco per costruire la propria identità, ma non è che quello fa parte dell'identità, fa parte dell'identità come noi ci comportiamo, come noi viviamo, come organizziamo la nostra vita. E su questo gli stranieri hanno detto cose incredibili, cose estremamente negative. Se noi queste cose, costruendo la nostra identità, tendiamo sempre a ometterle, a rimuoverle,
rischiamo di costruirci un'identità che vale per noi, ma quando parliamo con gli altri ridono e dicono: ma di che cosa state parlando? Ma che cosa ci state raccontando? E io purtroppo ho avuto la prova di questo, perché quando noi andiamo a fare la nostra promozione turistica all'estero, ci ridono dietro. Quando arrivano gli assessori, i sindaci, gli assessori regionali, questi uomini impettiti, no? Dalla Sicilia, che arrivano tutti questi amministratori, consorzi, eccetera, in Germania drizzano i capelli e dicono: ma questi vogliono fare turismo così? E questi impettiti sprologano sulla Magna Grecia, sulle grandi tradizioni, sul folklore, non ne sanno niente. Sanno che bisogna parlarne, cioè la retorica politica utilizza la tradizione proprio per questo, ma non è che gli altri sono costretti a crederti solo perché lo dici molto convinto. Ricordo un assessore regionale al turismo, non dico il nome, ma insomma chi lo ha conosciuto lo individuerà, catanese, uno culturalmente molto attrezzato, il quale spiegò in una conferenza stampa fuori dall'Italia che la Sicilia era un'isola circondata dal mare, pensando di dire una cosa per la quale gli altri avrebbero... Allora, se la Sicilia è un'isola circondata dal mare, ci andiamo sicuramente, perché è una cosa troppo speciale da vedere. L'identità di Taormina. Se voi leggete alcune cose, quindi sono narrazioni e rappresentazioni dell'identità, pare che Taormina sia la dolce vita, la vita notturna, il tirare a lungo fino a sera. Questa è la Taormina dei catanesi, che l'hanno raccontata così, cioè come loro l'hanno vissuta. Ma per esempio un tedesco, per lui Taormina invece è un'altra cosa completamente diversa. È un luogo dove non si vive di notte, non si va in discoteca, ma si visita il teatro, si leggono determinate pagine, si visitano alcuni luoghi, si cercano determinate panorami, eccetera. E quindi, come vedete, il problema, io adesso, non, come sapete, io non faccio politica, questa parte non mi interessa, è una parte che interessa invece a chi fa le proposte, ma secondo me dobbiamo decidere che cosa vogliamo fare. Quindi non è che dobbiamo interrogarci su qual è l'identità, no, non c'è nessuna identità, c'è quella che noi vogliamo che sia l'identità. Allora, quale vogliamo che sia? Certo, tutte cose messe insieme, una diversa dall'altra, è un po' difficile. È un po' difficile, per esempio, vendere un prodotto come vita notturna da dolce vita e contemporaneamente proposte culturali di alto livello. Un po' difficile. Se io vi dico Rimini, voi a cosa pensate? Ma Rimini sta lavorando nel riposizionare, usando la mia parola, nel negoziare una nuova identità, perché hanno capito che la strada che avevano intrapreso negli anni 80-90 del Novecento, cioè dire il divertimentificio, la discoteca fino a tarda notte, il consumismo, eccetera, creava più problemi di quanti ne potesse risolvere. E quindi Rimini è in una fase in cui già da 10-15 anni sta lavorando in un riposizionamento del suo prodotto. Ma questo lo fanno tutti, solo che queste cose bisogna saperle. Non è che sono nella natura delle cose. Bisogna saperle e bisogna saperle portare avanti. Ma intanto la comunità deve mettersi d'accordo su qual è la proposta che vuole portare avanti. È la proposta di fare riconoscere all'UNESCO Taormina patrimonio mondiale, che è una cosa, perché voi sapete che l'UNESCO potrebbe anche riconoscerla, ma poi vuole che si facciano delle politiche, cioè vuole fatta la raccolta in un certo modo della spazzatura, vuole fatto il trattamento del verde non con i vasi, perché i vasi messi in un centro medievale sono una cosa che fa pugni. Cioè, cosa vogliamo?
Vogliamo scimmiottare le località tedesche che hanno i gerani, i fiori? Ma no, Taormina è un luogo del Mediterraneo, è un centro medievale, i vasi messi in città non ci stanno, sono un pugno nell'occhio. E chi viene da fuori queste cose le nota, le capisce, lo capisce che noi scimmiottiamo, vogliamo far vedere che siamo una cosa che non conosciamo neanche, di cui non siamo consapevoli. Ma ho fatto solo esempi banali, ma potremmo fare esempi molto più complessi, come per esempio l'utilizzazione della macchina del centro storico, l'utilizzazione tante cose, le piscine, insomma, ci sono tante cose che possono far parte di una riflessione per capire, noi vogliamo essere questo, tutto ciò che con questo è compatibile lo facciamo, ciò che non è compatibile non lo facciamo. Se però quello che facciamo e quello che non facciamo è dettato solo dall'interesse economico e del guadagno, tutto questo è impossibile. Ancora una volta non voglio invadere i campi, ma insomma il diavolo e l'acqua santa insieme è un po' difficile averli. È un po' difficile averli. Ci si può provare, ma se si prova a farlo senza avere la consapevolezza di quello che stiamo facendo, si fanno solo disastri. Cioè si dà un'immagine sfocata, ecco dove sta il problema che immagino è sorto la volta scorsa, quello di dire non c'è più identità. È un'immagine sfocata di qualcosa che vuole mettere insieme tante cose diverse tra di loro, senza un nesso, senza una relazione, che per noi è una buona soluzione, perché ci mettiamo d'accordo. Ci sono quelli che vogliono che le macchine entrino perché sennò non vendono la loro merce, ci sono quelli che invece vogliono che le macchine non entrino perché invece hanno i clienti che devono dormire, insomma, o l'uno o l'altra. Se vogliamo mettere insieme le due cose, tra di noi l'accordo lo raggiungiamo, che è un accordo, un compromesso politico, giusto? Perché questa è politica. Ma se vogliamo dare invece un'immagine chiara agli altri, gli altri vogliono sapere, Taormina che vuole fare? Vuole chiudere al traffico oppure no? O avete costruito i parcheggi e fatto il tunnel per farlo utilizzare solo a Mario Bolognieri, che da casa sua esce e se ne va all'autostrada? Poi non ci passa nessuno da quel tunnel. È sottoutilizzato. Sono scelte e questo fa parte dell'identità. Non cerchiamola in un luogo magico. Non c'è un'identità da cercare, c'è un'identità da costruire. E questa è la vera sfida.